quella battaglia che stiamo svolgendo qui ha un significato che va ben oltre la nostra città, ha un significato straordinario per l'intera nazione. Non dobbiamo pensare che stiamo esagerando, stiamo esagerando. Sta ponendo fiducia ed è credere nella possibilità di cambiamento, perché dietro Renato Natale c'è una storia fatta di tanti uomini e di tante donne, di tanti maestri per Renato Natale, di persone che mi hanno insegnato molto, che hanno fatto un pezzo di percorso negli ultimi 40 anni in questa città, e molto spesso li abbiamo dimenticati, li abbiamo dimenticati. Io ho avuto grandi maestri. Primo maestro è mia madre, che mi ha insegnato l'ironia, mi ha insegnato ad affrontare la vita col sorriso sulle labbra, mi ha insegnato a ridere anche nei drammi, anche nei guai. Ringrazio mio padre, chi se lo ricorda, ma non quando è severo, un dottore Alfredo Natale, che la sua severità era l'onestà che mi ha insegnato. E mi ha detto che non bisogna mai deviare dall'onestà, che sull'onestà non ci sono patti fra grand'uomini da andare a fare, sull'onestà non ci sono particolari affermazioni perché si può uscire o non si può uscire, no, essere integerrimi, essere rigidi su sé, su di sé, sulla propria parte. Questo è l'insegnamento che mi ha dato mio padre e io lo ringrazio. Ma ho avuto poi l'insegnamento della politica, Ciccio D'Ambrosio, lo ringrazio, ci ha lasciato pochi mesi fa. Il mio padre spirituale, il mio padre politico, un operaio che è riuscito ad indicarmi come si faceva politica senza attaccare gli altri, senza offendere, con la massima compostezza e con la massima serietà e con la massima abnegazione, sempre pronto a sacrificarsi. Lo ricordo a 60 anni, a 70 che attaccava i manifesti con me, lo ricordo che faceva la sua diffusione dell'unità, che facevo fino agli ultimi giorni. L'ho incontrato, sono andato a vederlo a casa sua 15-20 giorni prima che morisse e mi chiedevo come poteva fare per venire a votare. Questo era Ciccio D'Ambrosio, ma tanti altri, Cali Zandecuna, Pasquale Monaco, un Olli Pascale, bracciante, che però non lasciava scapparsi l'occasione per fare la sua campagna elettorale per le idee a cui credeva. Aveva partecipato all'occupazione delle terre negli anni subito, immediato dopo guerra, e che affrontava a viso aperto qualsiasi camorrista si ponesse sulla strada del cambiamento e del rinnovamento di questa città. Un bracciante, non un professore universitario, non una persona che avesse chissà quali grandi titoli. E con lui tanti altri che sono stati miei insegnanti, e nel corso degli anni ho trovato altri maestri. Lo dico anche se poi ogni volta che io ne parlo qualcuno mi accusa di voler strumentalizzare, ma Don Peppe Diana è stato un grande maestro, nel modo di suo di fare il prete, di fare il sacerdote. Ma Don Peppe non è stato solo da solo il maestro su queste cose, ho frequentato tutti questi signori con la tonica nera nel corso degli anni, e vi posso garantire che la stragrande maggioranza dei casi sono neri di fuori ma dentro sono di uno splendore straordinario. Io ho imparato molto da loro, sono cresciuto nella chiesa quando ero ragazzino, ho continuato le battaglie con loro, e qui in questa piazza abbiamo fatto una grande manifestazione con mio cognato prete a fianco a me sulla questione dell'acqua che mancava. Stiamo parlando degli anni 70, non di ieri, degli anni 70. Grandi maestri, maestri di vita, maestri di lotta, di impegno. Sono andato avanti a fare l'allievo e a fare, come dire, l'ascoltatore, a cercare di imparare nel corso degli anni, e non trovo altri di maestri. Sono qui in questa piazza, sono qui in questa piazza. Ho trovato quelli che hanno combattuto con me per fare l'amministrazione comunale nel 94. Sta Gianni, sta qua, ci sta Carmen, Arturo, non c'è Giusto che ci ha lasciati, Michele sta a casa. Questi sono stati altri grandi maestri. Perché con umiltà, guardate, con una umiltà straordinaria, non hanno mai chiesto nulla per sé, mai nulla per sé, e in quegli 11 mesi mi hanno fatto anche da copertura, lo so bene, che arrivavano a loro minacce recondite e che a me non me lo raccontavano. Ma loro erano lì, a fianco a me, e sono stati grandi maestri, di umiltà, di lealtà, di competenza, di capacità. E con loro i 10 consiglieri comunali di quel periodo, i 10 consiglieri comunali di quel periodo. Facevo una grande battaglia elettorale nel 94, demme voce alla speranza e ai sogni del popolo di Casal di Principe, già allora demme voce, e quella voce ci fu stroncata, ci fu spezzata, perché i criminali che occupavano il territorio non gli piaceva che la piazza fosse chiusa al traffico, non gli piaceva che un'aria nuova ci fosse nella città, fecero di tutto per smontare quell'esperienza, la chiusero quell'esperienza.
20 anni ci sono voluti, 20 anni, per ritornare alla stessa stagione, 20 anni. Sapete, c'era qualcuno ieri che mi ha fermato per strada e mi ha rincorso, pensa che voleva fatta, diceva la verità, però voleva, e lo spirito di mia madre ogni tanto esce, lo diceva, già, dice fa una battuta mo perché sennò chissà se stanca. Mi ha richiamato e ha detto che lui era 20 anni che aspettava il ritorno. Però una cosa me la dovevo far notare, un difetto, un limite, un peccato che avevo fatto nel 94. E sapete cosa mi disse? Mi disse che il peccato era che mi ero fatto prendere dalla smania del potere. Io. Carmen, tu poi sei testimone di quello che sto per dire. Perché avevo accettato di la candidatura al Consiglio regionale per fare carriera, mollando i cittadini di Casal di Principe, tagliando la testa alla speranza, castrando la speranza della città. Ho spiegato a quel signore, e Carmen mi può essere testimone, le lacrime che mi costarono quella scelta, le lacrime, piansi, perché sapevo bene cosa significava per la mia città se io mollavo la candidatura a sindaco, sapevo che avrei perso. Ma tutti, io compreso, sapevamo che sarebbe stata la fine della mia vita, non una gambizzazione, la morte, perché questo era stato deciso dalla Camorra. I miei amici, Carmen che sta qui, piangendo, mi chiedevano di non candidarmi, piangendo, mi obbligarono a non candidarmi più a fare il sindaco, per salvarmi, per la mia garanzia, per la mia vita e della mia famiglia. Io sapevo che era questo il motivo. Piazzi tornando a casa quella domenica mattina, uscendo fuori dalla sezione, quando fu deciso dall'assemblea, non da me, che doveva avere soltanto una candidatura alla regione. E sanno tutti che io impegnai tutta la mia giornata, tutte le mie giornate, qui a fare la campagna elettorale per il comune e non per fare la campagna elettorale per me, per il consiglio regionale. Non mi è mai interessata la carriera politica. Io mi è interessato soltanto una carriera, quella di padre. E quello l'ho cercato di portare avanti fino in fondo. Mi interessava una sola carriera, quella di medico, e ho cercato di farlo nel modo dei migliori che mi era consentito, e di volontario, per salvare, per aiutare chi mi era vicino. Questa era la carriera a cui puntavo. La vita politica non era una carriera, non era una scelta per me, era un obbligo, un dovere, come lo è stasera. Farei volentieri a meno di farmi questa passeggiata di sindaco. Me ne verrebbe benissimo andare da mia figlia che sta a Milano a trovarla. Non è una scelta, non è una scelta tranquilla, è un obbligo, è un dovere di cittadino, di persone che ha avuto quei maestri, che ha avuto quegli insegnamenti da mia madre Ciccia Ambrosia. Quello è un obbligo per me, scegliere questo. Io l'ho spiegato a quel cittadino, credo che abbia capito qual era il motivo per cui allora non mi fui candidato. E abbiamo avuto 20 anni. In questi ultimi 20 anni, oltre alla Chiesa, oltre a Don Peppe, altri maestri, stanno qui in questa piazza, il Comitato Dondiano, Libera, le associazioni di volontariato, ho visto da poco, eccolo là, Andrea, non è di qua, ed è la provincia di Napoli, è a due passi dall'altro Gomorra, quello di Secondigliano, è venuto qui a ascoltarmi stasera, a bontà sua, ed è un compagno di tanti percorsi positivi sulla Domiziana, di attività di volontariato, di tempo libero e non libero occupato in modo gratuito, e lo dico per quelle voci insane che pur di guadagnare un voto dicono delle grandi stupidaggini, accusano di chissà quale arricchimenti, ognuno di loro, sono 40 i volontari della Gerimaso, compreso me, ognuno di loro, ognuno di noi, denaro, sacrificio, tutto abbiamo fatto, abbiamo avuto una sola, come dire, premio, abbiamo avuto una sola mercede, ed è il sorriso di quelle persone che abbiamo aiutato, solo quello ci è bastato come nostra ricchezza. Questi sono i miei maestri, Andrea e tanti altri, che mi hanno insegnato a camminare guardandomi intorno e senza far finta di non vedere, ma guardando e vedendo quello che c'è. E io ringrazio questi altri maestri che ci portano ad oggi, quando da fuori ci guardano e dicono ci abbiamo una speranza. Non avete una speranza, non avete una speranza, dico noi abbiamo una speranza in tutte le parti d'Italia. Perché non è Renato Natale
che sta nelle possibilità di fare il sindaco, ma un'intera comunità, nuova comunità, o meglio, comunità antica che finalmente ha la possibilità di manifestarsi, di presentarsi in piazza e di gridare il suo dolore e la sua speranza. Questa comunità è oggetto di speranza, non Renato Natale. Questa gente, voi che state qui uno ad uno, siete quelli a cui guardano da tutta Italia con una forte speranza di cambiamento e di modifiche delle nostre realtà. Noi stiamo qui per realizzare i sogni di chi non è ancora nato in questa città, perché faccia in modo che lui possa presentarsi con orgoglio e dire: io sono di Casal di Principe, il popolo straordinario di Mimmo Novillo, di Federico Del Prete, di Don Peppe Diana e perché no di Renato Natale, questo popolo straordinario, e con orgoglio ci si presenterà davanti alla storia, non solo davanti all'Italia, ma davanti alla storia.